freddo. Buongiorno ragazzi, Radio Machado Trip in una location un po' ambigua, in un capanno. È un po' che non mi vedete fare video, il problema è che ho un problema alla schiena, sono fermo da 4 mesi con la moto, sto completamente impazzendo. E quindi per questo video, visto che non posso andare io in moto, cosa ho fatto? Sono andato a fregare le immagini del POV del Cerve di Bosisio e le ho commentate. Quindi andiamo a vedere, Radio Machado Trip, solo gas. E allora eccoci qua, Bosisio Parini, 25/8/2019, Andrea Cervellin, training CRF 450. Primo salto di Bosisio, uno dei più facili. L'appoggio sulla sinistra, vediamo la partenza dove si parte per le gare. Prima curva sulla sinistra, entriamo direttamente nel boschetto, sinistra, destra, tornantino, torniamo indietro. E gli alberi la fanno da dominio qua a Bosisio. Poi si va su doppia traiettoria, sceglie qua all'interno, un po' scivolosa, un po' bagnata Bosisio. Difficile trovarla bella asciutta Bosisio. E ora si va giù nel discesone, più veloce di tutta la pista. Doppia traiettoria anche qua, col saltino all'esterno, tutto esterno Cerve, bravo, per poi andare sul panettone più grande e falla una sgrebbatina ogni tanto, no? E sceglie la traiettoria esterna qua, sceglie la traiettoria esterna per poi buttarsi sul salto che non ho mai fatto in vita mia. Madonna, cos'è lungo. Qua, traiettoria esterna, tutto spondato per poi ribeccare la traiettoria interna. Un giochino che fanno in molti a Bosisio per poi ritornare su questo altro salto, il salto di ritorno parallelo all'altro che ha fatto. Ecco qua il boschetto con la fangaia tipica di Bosisio. Canaloni ce ne sono come tutti gli anni. Questo salto è difficilissimo, nel senso che non ti spara in alto ma ti spara in lungo, quindi devi bilanciarti bene sulla moto. Tornantino, ora arriva la parte preferita del Cerve, sgrebbatina destra, parabolona, tutto su e ora si pippa sul salto grande. Qua in realtà si atterra molto prima, lui atterra praticamente a metà pista nel secondo dossettino. Saltino del cazzo, curvina a sinistra, a destra, tutto stretto qua, tutto pieno di fangazza e di carregge, come le vecchie piste vogliono. Sgrebbatina giù nella depressione di Bosisio, si ritorna su dopo questo tornantone sempre nel boschetto, ma è sempre bucatissima oggi anche, sembra meno perché non guido io. E gli ultimi due curve doppiati davanti, l'ultimo salto, salto dell'arrivo e questa era Bosisio. Io invece vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete like al video e se vi servono delle magliette, naturalmente noi di Radio Machado ce le abbiamo. Dove? shop.spreadshirt.it/radiomachado-store.